strumenti di sostegno per la politica delle aree montane, almeno sulla carta, è sicuramente disponibile, perché la Comunità Europea pone sempre di più al centro della tutela ambientale anche il sostegno di aziende agricole e forestali ecosostenibili. Molto spesso, purtroppo, soprattutto in Italia, queste risorse vengono in qualche modo frenate da una burocrazia che rende davvero difficilmente accessibile, soprattutto ai più giovani, le opportunità che questi strumenti come il piano di sviluppo rurale mette a disposizione. E quindi tante volte risorse economiche anche importanti tornano indietro proprio per una difficoltà di colloquio fra chi potrebbe beneficiare di queste risorse e chi invece è destinato a elargirle in qualche modo. Le normative ci sono, molto spesso sono molto complesse, per cui ecco, la formazione oggi rappresenta un elemento fondamentale, soprattutto per chi si vuole avvicinare a questo tipo di attività. Molto spesso l'agricoltore è lasciato un po' in balia di se stesso e non è facile trovare sportelli informativi, ecco, sia pubblici che privati, in grado di poter garantire quell'informazione, quel sostegno e quella formazione assolutamente indispensabile per avviare nuove iniziative o mantenere attive e migliorare anche quello che già esiste sul territorio.